Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 20 aprile 2012. Sono ora le 8:30 del mattino. Questo video apparirà tra le 11 e mezzogiorno. Vedete il titolo di questa trasmissione? Roberto Calderoli e la sua, di lui, Casa Romana. Casa Romana, perché in inglese c'è suo di lui e sua di lei, che hanno forma grafica e fonetica diverse. Allora, il preludio di questa trasmissione è un rinvio al diritto romano, all'antico diritto romano, che ce lo siamo dimenticati in Italia. Siamo tanto civili in Italia, ma anche forse in tante altre parti. E i giuristi, dicevano, i giuristi dell'antica Roma, che erano maestri di diritto, dicevano, ricordatevelo giovani che mi seguite, e magari questa frase andategliela a ricordare anche a Beppe Grillo, che la possa utilizzare negli incontri che gli fa con le folle. Dicevano: non omne quod licitum honestum est, non tutto ciò che è lecito è anche onesto, cioè ci sono delle cose lecite che però sono disoneste, viceversa ci possono essere delle cose oneste che magari sono illecite. Però la frase è: non omne quod licitum honestum est. E qua ormai lo sappiamo tutti, no? Lo sappiamo tutti, la questione dell'appartamento di Roberto Calderoli a Roma, un bel posto, bello, elevato. Si dice che da quell'appartamento Roberto Calderoli poteva dominare tutta Roma. E qua io leggo già la difesa nei confronti di questa operazione. Dunque, il titolo è: dalla Lega a questa, a scanso di equivoci, e questo è il quotidiano torinese odierno, La Stampa. La Stampa, venerdì 20 aprile 2012, pagina 10, primo piano. Dalla Lega 40.000 euro per la casa di Calderoli. Calderoli risponde: assurdo, usavo l'appartamento di Roma per lavoro. E poi c'è la difesa dei suoi colleghi. Roberto Calderoli dice: usavo l'appartamento come residenza ufficio, dove potevo incontrare anche riservatamente i vertici del movimento e degli altri partiti. Manuela Dall'Ago, che è uno dei triumviri attuali, dice, a triumviri della Lega: siamo arrivati al punto che un movimento qual è la Lega non è nemmeno più padrona di decidere come usare le proprie risorse. Roberto Cota, governatore della Lombardia, del Piemonte: Calderoli ha la mia totale solidarietà per l'ignobile attacco che ha subito. È un esempio per tutti i nostri militanti. D'accordo? Roberto Calderoli sarà pure un esempio per tutti i militanti della Lega. Potrebbe essere un esempio anche per tutti i cittadini italiani. Ma questa faccenda qua, che egli, Roberto Calderoli, avesse in uso questo pregiato appartamento in un pregiato quartiere, e che questo appartamento fosse stato pagato dalla Lega, non è una cosa carina. Perché quando Calderoli dice: assurdo, usavo l'appartamento di Roma per lavoro, ma di quanti posti hanno bisogno gli onorevoli per il lavoro? Non esistono già i palazzi del Parlamento, i meravigliosi palazzi con tante camere, camerette, per il Senato della Repubblica e per la Camera dei Deputati? In fin di conti, la regge del Quirinale, le regge di senatori e deputati, le regge dei ministri, in fin di conti sono pagate dal popolo, no? Non sono già pagate dal popolo, cioè dai contribuenti. E che bisogno c'è di avere quest'altra casa in più? C'è qualcosa che non quadra.
Caro Roberto Calderoli, questi soldi per pagare questo pregiato appartamento in elevata località a Roma, sono i soldi dei contribuenti. E quindi è insostenibile la difesa di Roberto Calderoli, sul piano della onestà, sul piano della moralità, sul piano della politica. Potrà cavarsela sul piano penale, potrà cavarsela, ma ripeto, non omne quod licitum honestum est, ma queste cose che io sto dicendo relativamente a Roberto Calderoli le ho già dette relativamente all'uomo più giusto d'Italia, Tonino Di Pietro, e anche relativamente all'uomo più buono d'Italia, Nichi Vendola. Da quanto tempo è che le dico queste cose? Ma io non ho pregiudizi, cari amici. Io esamino le vicende patriarcal capitalistiche alla luce di questo mio romanzo storico-mitologico, La stirpe del serpente, che sta nel pregiato catalogo a Liberti Editore, Francesco Liberti Editore, capito? E che tra l'altro Francesco Liberti è anche uno degli azionisti, o è l'azionista di maggioranza del pregiato quotidiano intitolato Il Fatto Quotidiano, di cui uno dei vice direttori è Marco Travaglio, e quando si dice Marco Travaglio si dice tutto. Va bene, cari amici? L'uomo più giusto d'Italia, Tonino Di Pietro, Tonino Di Pietro. Lo vediamo in televisione quanto è buono, però mica lo dice in televisione quando viene intervistato, mica lo dice che lui è un bel pensionato. Perché nel 1994, 95, 96 lui abbandonò la magistratura. Aveva 44 anni, l'uomo più giusto d'Italia, quando abbandonò la magistratura e si mise in pensione. E mi pare che attualmente, come baby pensionato, egli percepisca circa 2.000 euro al mese. Mi scuso se mi sbaglio, ma voi potete fare le vostre ricerche. E se la sognano i giovani di oggi una pensione di circa 2.000 euro al mese a partire da 44 anni in poi? È perché Tonino Di Pietro è uno che campa parecchio, lo vedete quanto è massiccio, no? Ne ho già fatto la descrizione estetica di Tonino Di Pietro. Che ce lo dica Tonino Di Pietro quando parla a favore dei giovani? E lo dica ai giovani, io sono un baby pensionato, come altri 500.000 e oltre baby pensionati che circolano in Italia, compresa la moglie di Umberto Bossi, la quale invece andò in pensione a soli 39 anni. Queste cose io le dico da tanto tempo, anche relativamente all'uomo più buono d'Italia, che è Nichi Vendola, il quale, benché sia l'uomo più buono d'Italia, benché ami tanto gli operai metalmeccanici, non si vergogna mica di tirare giù dalle casse dello Stato, che vengono riempite dalle nostre tasse, mica si vergogna Nichi Vendola di tirare giù tutti i mesi una bella mesata di circa 15.000 euro netti, per cui per tanti anni è stato il governatore più pagato d'Italia. Adesso mi pare che sia al secondo posto, che è preceduto soltanto dal governatore della Sardegna. E allora, cari amici, vedete, ci si può allargare dall'estremità a destra all'estremità a sinistra. E per questo che ho fatto per voi il video intitolato Dio Denaro. Dio Denaro! La religione più diffusa che ci sia a questo mondo è quella del Dio Denaro. E Dio Denaro è amato sia a destra che al centro che a sinistra. Non parliamo poi di Fausto Bettinotti, di Fausto Bettinotti, il principessino inglese, il principino, Fausto Bettinotti. Ho visto recentemente un video dove Fausto Bettinotti recita delle poesie, che forse può rubare il ruolo a Nichi Vendola, che è uno dei migliori poeti d'Italia. Ah, che c'è il mio video, cari amici, intitolato Non toccatemi poeti, non toccatemi poeti! Oh, ti dissi pure che Nichi Vendola ha assimilato completamente il messaggio del Duce, laddove il Duce aveva fatto scolpire a Roma, su certo palazzone di marmo, la frase «Un popolo di poeti, di santi, di navigatori», per cui Nichi Vendola è stato affascinato dalla frase del Duce.
per la quale frase gli italiani sono un popolo dei poeti, infatti è un poeta pure lui, per cui andatevi a vedere il mio video intitolato Non toccatemi i poeti! Non toccatemi i poeti! E vabbè, cari amici, questa è la situazione. Si può difendere quanto vuole l'onorevole Roberto Calderoli, ma c'è sempre la frase dell'antica Roma: non omne quod licitum honestum est. Poi, per tutte le questioni che riguardano il finanziamento dei partiti, già ci aveva pensato il bravo Marco Pannella, ma vabbè, ci sono i video precedenti intitolati Partiti da dimenticare. Nelle mani delle lobby. Ok, cari amici, ma mi raccomando, non dimenticate mai la frase dell'antico diritto romano: non omne quod licitum honestum est. E poi c'è il grande detto partenopeo, che il pesce comincia a puzzare dalla testa. E cioè, se siete voi politici a darci i cattivi esempi, e i cattivi esempi ce li date sia a destra che al centro che a sinistra, è certo che nasce l'antipolitica. E in un certo senso si potrebbe dire che voi siete l'antipolitica, capito? Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.